Bentornati ascoltatori. Era il febbraio del 1943. La seconda guerra mondiale continuava a mietere vittime e un infinito odio. Vi è la storia di una ragazza di nome Lepa Radic che mi ha particolarmente colpito. Lepa aveva solo 17 anni, tutta la vita ancora da scoprire, ma a nome di un ideale, fiera partigiana antifascista, la sua esistenza si è fermata per mano proprio dei suoi usurpatori, che l'8 febbraio del 1943 le legavano un cappio al collo, giustiziandola di fronte a uno sparacchio di soldati fascisti e nazisti. Prima di continuare, se sei interessato a questi contenuti, ti invito a iscriverti al canale e lasciare un like di supporto. Osservando le foto della sua esecuzione, possiamo notare la sua immensa dignità, seppur ancora un adolescente. Dalle fonti trovate in rete sappiamo che Lepa Radic, il suo nome completo è Lepa Svetozara Radic, nacque a Ganiska il 19 dicembre del 1925 in un paese della Repubblica Serbia di Bosnia e Erzegovina, prima facente parte della Jugoslavia. Terminata la scuola elementare nella vicina città di Bistrica, decide di iscriversi presso la scuola per l'artigianato femminile Bosanska Gradiska, nella città di Bosanska Krupa, completando gli studi e distinguendosi come alunna volenterosa, seria e molto interessata alla letteratura. Sotto l'influenza di suo zio Vladeta Radic, il quale era coinvolto nel movimento operaio, inizia a sviluppare i suoi ideali politici, iscrivendosi al partito della Lega della Gioventù Comunista di Jugoslavia. Successivamente, all'età di 15 anni, si unisce al Partito Comunista di Jugoslavia. Ma veniamo ai fatti più importanti. Il 10 aprile 1941, dopo l'avvenuta invasione delle truppe nemiche della Jugoslavia, le potenze dell'asse, capitanate dalla Germania, Italia e in parte il Giappone, instaurano sul territorio uno stato fantoccio chiamato Stato Indipendente di Croazia, che si estendeva su Bosanska Gradiska e dintorni. Lepa e altri suoi familiari nel novembre del 1941 vengono arrestati dall'organizzazione fascista croata Ustascia. Un mese più tardi, il 23 dicembre 1941, grazie all'aiuto di alcuni partigiani sotto copertura, Lepa e sua sorella Dara riescono a fuggire dal carcere. Dopo la fuga, la ragazza decide di arruolarsi nella settima compagnia secondo distacco di Krasvi. Saranno due anni intensi dove Lepa si distingue per generosità e amore sconfinato per la sua terra. Nel febbraio del 1943 Lepa Radic è protagonista del trasporto dei feriti di guerra e civili nella battaglia della Neretva a un rifugio di Gremk. Purtroppo, durante uno scontro a fuoco contro la 7ª SS Frank Jeep Division Prinz Eugen, una divisione di fanteria da montagna delle Waffen SS, venne presa e catturata e trasferita a Bosanska Krupa, dove subì numerose torture per diversi giorni allo scopo di avere informazioni nemiche e venendo poi condannata a morte per impiccagione. Nei suoi ultimi attimi di vita, sotto il patibolo, i tedeschi si offrirono di risparmiarle la vita in cambio dei nomi dei leader e membri del Partito Comunista del suo gruppo. Ella rifiutò dicendo queste parole: «Non sono una traditrice del mio popolo. Coloro di cui mi chiedete si leveranno quando riusciranno a spazzare via tutti voi malfattori. Fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo uomo. Lunga vita al Partito Comunista e ai partigiani. Combattete gente per la vostra libertà, non arrendetevi ai malfattori. Sarò uccisa, ma c'è chi mi vendicherà». Parole gridate sul patibolo con il cappio al collo. Lepa Svetozara Radic muore per impiccagione a soli 17 anni. In suo onore e per il suo immenso sacrificio è stato messo un suo busto nel parco commemorativo di Bistrica. Se questo contenuto ti è piaciuto, lascia un like. Alla prossima.
Ciao.